Sono arrivate le pere coscia. Prime pere? No, in realtà ci sono altre varietà ancora più precoci, però di quelle più commerciali probabilmente la pera coscia è quella che si presenta per prima. A me piace tantissimo perché ha la dimensione giusta per portarmela con me e fare il mio snack. Basta togliere la parte terminale del picciolo e mi mangio praticamente tutto. Il frutto è maturo quando diventa bello giallo. E questa parte diventa rossa perché è la parte esposta al sole, la famosa faccetta. Non ha una presenza importante di scleridi. Sapete cosa sono le scleridi? Quelle particelle che sentite nella polpa delle pere non sono altro che delle cellule vegetali morte e spessite nella loro parete perché si lignificano. Vengono utilizzate in natura, per esempio, per creare i gusci dei semi. E le troviamo nella polpa delle pere. Beh, io volevo fare solamente una piccola pausa per uno snack ricchissimo di acqua, cosa che in questo periodo con il caldo che sta facendo è fondamentale. Mangiate tanta frutta e verdura perché ha più del 90% di acqua e così vi reidratate senza però perdere i sali minerali. E buon appetito a tutti!